Bentornati carissimi amici sul canale di 3 a 0 e come al solito ci sono io a rompere più un po' i coglioni con gli ultimi arrivati nella casa del nostro canale, ossia Devilman Figuarts Bandai edizione del cinquantennale. Per chi si fosse accaparrato la vecchia figure di 6-7 anni fa, questa praticamente è la riedizione leggermente migliorata. Quanto ho capito io ha soltanto il colore diverso e la coppia di ali in versione danneggiata rispetto appunto a quella vecchia, quindi si parte dal presupposto che chi abbia la vecchia versione non debba per forza comprarsi questa. Eccola qua, noi logicamente come al solito ne abbiamo ben due arrivate direttamente dal Japan. Perché ne abbiamo due? Perché come sempre una è per me e una è per il Valterone, quindi una rimarrà chiusa mentre l'altra verrà aperta, cioè la mia copia. Per chi si fosse un po' dimenticato, negli ultimi tempi, prima che ci fosse stato l'annuncio di questa versione qua, questa Figuarts aveva preso delle quotazioni abbastanza altine, si parlava di 150, 160, 180 euro, raga, è un pezzo di plastica, nulla di che, sì, ok, fatta benino, ma so cose assurde, quindi io non l'ho acquistata, non prevedevo giustamente che la Bandai ne facesse una nuova versione, però come al solito è venuta incontro alle mie, diciamo, tra virgolette, esigenze. E quindi alla modica cifra di un centinaio d'euro mi sono preso questa edizione qua. Qui potete vedere il dietro della scatolina. Io come al solito tolgo gli occhiali perché sennò non ci vedo una sega. E nella scatola logicamente abbiamo la parte frontale dove c'è la finestrella per vedere il Devilman. È una bellissima immagine del Devilman in primo piano. Nella parte posteriore ci abbiamo il Devilman in tutte quante le sue sfaccettature, quindi con tutti quanti gli add-on e gli accessori che ci possiamo inserire. Non manca di certo la famosa basettina con la trave di ferro rosso per poterlo mettere posizionato a seccia, ossia in posa seduta. Nei lati non c'è praticamente una mazza. Nella parte superiore della scatola vi fanno vedere che c'è il pezzo, l'add-on per il Mazinga 105, quindi il Solo of Chugokin GX 105 con la Z, che non è di Zorro, ma è del Mazinga Z, del Jet Scrambler, che logicamente troveremo qui all'interno. Io il 105 non l'ho preso, c'è la Walter, ma Walter sta in vacanza e quindi non ho adesso qui il 105 tra le mani e quindi come al solito vi attaccate, perché noi siamo un canale molto professionale come sempre. Quindi bando alle ciance, andiamo a togliere il, senza che mi tagli una mano, andiamo a togliere lo scotch da una parte ed facciamo un unboxing veloce della scatola, che come al solito zero polistirolo, ci abbiamo un cartoncino e poi giustamente tutto blister. C'è altro qua dentro? La scatola è vuota e la scatola si mette di qua. Poi logicamente con i grandissimi mezzi, come al solito ormai avete incominciato a capire di cui il canale è dotato e fornito, vi faremo anche vedere in maniera zoomata il Devilman in tutte quante le sue pose molto fighe. Allora, ci abbiamo qui un manualetto, ma che cacchio ne so, io qui sotto non vedo niente. Allora, giustamente, blister di fondo, c'è la basetta con la classica trave che logicamente è in vero ferro, quindi peserà tantissimo, attenzione a metterla in vetrina, e poi qua logicamente, la mano mia va anche dietro al mister, qua davanti logicamente avete i vari braccettini trasparenti che sono sempre molto molto carini. Togliamo il blister perché magari si vede, oh, dai, non mica ci hai messo lo scotch pure qui, mamma Bandai, no, fortunatamente no, oh.
togliamo il blister superiore, ok, già mi stavo inalberando, ok, e vediamo un po', oh santo Dio, oh, allora, ah, ok, ci abbiamo le famose lame dell'addome, eccole qua, bellissime, tra l'altro sono trasparenti, sono veramente fighe. Poi abbiamo, come detto, la trave, oh mamma mia quanto pesa, peseranno, guarda, 500 grammi, raga, questo è come un mezzo chilo di pasta, sto facendo veramente fatica a tenerla in mano, la riposiamo un attimino, questo sarà un altro pezzo di trave che servirà a qualche cosa. Oh, la basetta è nella versione, credo, no, no, tristezza. Io mi aspettavo, visto che era in stile DC, pensavo che qua dentro ci andavano inseriti, quindi si aprisse e ci andavano gli accessori del Devilman. E invece ci attacchiamo al cazzo. Però c'è scritto cinquantennale. Già qualcosa, questa qui è leggera, eh? La trave no. Poi logicamente, come vi ho detto, i famosi braccetti, these, logicamente, oh, ok, basta, è plastica, niente di che. Questo che cos'è? Ok, un altro pezzo di plastica che servirà sempre per esporlo, e direi che nel blister della basetta non ci abbiamo nient'altro. Quindi ora questa noi la mettiamo qua davanti, che tanto sti cazzo, e prendiamo invece quello che ci interessa, ossia il blister del vero oggetto della recensione, è un parolone. Oh, vediamo se riesco a farvelo vedere senza che mi caschi niente. Ecco qua il Devilman della Bandai Figure Arts. A de prima acchito mi sembra molto molto carino. Oh, quindi ci abbiamo logicamente le ali in versione, no, oh, minchia. Però plastica pesante. Tutto sommato, ecco qua l'attaccatura. Presumo che, infatti. Ok. Plastica, ma molto molto carina. Tra l'altro la colorazione, anche se io vedo di merda, mi sembra molto caruccia. Vediamo invece le ali in versione The Mage. Che dire? Dio, sta smangiucchiata. Devo essere sincero, nulla di che, poi totalmente simmetrica, cioè fatele almeno sfalzate, diverse, sono praticamente quasi identiche. Vabbè, diciamo che non l'ho comprato per le ali smangiucchiare. Andiamo a vedere un attimino direttamente la figure, che eccola qua. Oddio, quasi pesano più le ali. E questo qua è il Devilman. Dopo logicamente, anzi mentre sto parlando, intanto vedete direttamente le varie pose del Devilman, così acceleriamo un po' il video, non ci stiamo 60 anni. Ok, allora, impressioni? Porca troia quanto è piccola. Me l'aspettavo un po' più dettagliata
sulle giunture. È vero che è un prodotto che non costa più, però insomma, raga, comunque sono 100 euro, eh. Snodo del piede ottimo, molto snodato. Io per carità divina, però guardate qua sta spalla. Io capisco, è un action figure, però Cristo, se poteva fare un pochettino meglio, assolutamente sì. Cioè, la roba dell'Art FX, The Final Fantasy, è fatta 60 miliardi di volte meglio e costa un po' di più di questa. Ok, la pancia c'è una buona escursione, le gambe logicamente hanno un'ottima escursione, sia davanti, come si dice, davanti endrio, quindi davanti e dietro, il ginocchio si piega al massimo così, forse se la rompo, ok, no, il ginocchio c'ha un'ottima escursione. Allora, sicuramente mobilità tantissima, quindi veramente la potete mettere come volete, però rimango della mia idea. Carina sì, ma mi aspettavo di più. Devo essere sincero. Mi aspettavo notevolmente di più. A livello di mobilità, top. Non gli si può di niente. Giunture, sicuramente a livello estetico, direi quasi oscene, praticamente inguardabili, sono veramente brutte. Nel suo complesso è bella. Cioè, se volete un Devilman articolato con una spesa non troppo esagerata e non avete altri Devilman in vetrina come me, per esempio, che non ce n'ho manco mezzo, sicuramente è un prodotto carino. Io mi fermo alla definizione di carino. Ci vogliamo provare a mettere, tanto poi ve l'ho fatta vedere di là, quindi ce può fregare di meno, però lo mettiamo un attimino al volo. Con le ali acquista pure bellezza estetica. Ok, carino. Caruccio. Non so se vale sinceramente i soldi spesi, devo essere sincero. So tanti soldi. Per quello che vi viene dato, secondo me è vero che ormai la roba costa tutta quanta tanto, però insomma, un po'. C'è sta in piedi, sta a fare, certo che c'è sta in piedi. Perfetto, adesso lo mettiamo un attimino così in posa classica, che non ci può fregare di meno. Che dirvi ragazzi? Le mie prime impressioni sono queste. Se l'avete acquistata, diteci le vostre impressioni commentando sotto al video, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto di questa edizione, o se per caso avete la vecchia, ditemi magari effettivamente quello che cambia, ma ve l'ho detto, a me mi pare che cambi soltanto un po' la colorazione. E il fatto che ci abbia queste ali no damage, e io credo che per questo video molto veloce, molto rapido, come sempre siamo in periodo estivo, quindi la Callazza vanta, tra poco avanza, tra poco arriva anche Nerone, quindi 35 gradi a go go,
E io direi che per questo video è quasi tutto, perché finalmente mettiamo qua il Devin. Stai fermo, stai dritto e non rompere il cazzo. Oh ragazzi, finalmente le Jason Fe, spero che sia al dritto, è arrivato dal barcone direttamente il Voltron di Walter 3-0. Che Walter giustamente sta in vacanza e quindi non l'abbiamo ancora aperto. Direi che lo possiamo proporre come prossimo video, l'unboxing con la nostra professionalitissima recensione di questo bel robot composto da 5 leoni che Walter gli piace tanto, visto che l'ha pagato lui. Io sinceramente non sono uno stramante, quindi non me lo sono preso. Quindi niente ragazzi, come al solito, buon Ferragosto, visto che arriverà anche il 15, e ci vediamo alla prossima. Bella!